ragazzi, oggi un test un po' inconsueto perché stiamo provando una Specialized Vado SL, una commuter bike, una city bike a pedale assistita. Però devo dire che è una delle biciclette che io e Simone, che mi sta riprendendo, diciamo utilizziamo di più, perché noi ci spostiamo veramente molto in città con la bicicletta. Adesso partiamo e facciamo vedere un po' dove giriamo di solito con queste bici. La bicicletta in città è salutare, ecologico e soprattutto elimina lo stress, anzi diventa un modo divertente di spostarsi. Perché scegliere la bicicletta al posto della macchina o dello scooter? Sicuramente perché è un mezzo molto più pratico e sugli spostamenti dove c'è tanto traffico, quindi al centro delle città, sicuramente anche molto più veloce, è più divertente, c'è molto meno stress e soprattutto riusciamo a tenerci in forma e a utilizzare un mezzo ecologico. Ma perché scegliere una bicicletta come la Vado SL? È una bici, chiaramente una city bike, in questo caso a pedale assistita. C'è un motore che non è il classico delle e-mountain bike tradizionali, ma è il nuovo Specialized 1.1. Questo vuol dire che abbiamo un po' meno potenza, quindi 240 watt di picco e 35 Nm di coppia. Questo permette, diciamo, di avere una pedalata un po' più classica di una bicicletta normale e meno coppia, quindi richiede un po' più di sforzo. Però la bicicletta di Pro ha che è molto più leggera. Una caratteristica molto importante per chi appunto magari deve portare la bicicletta a casa per caricare la batteria, o anche, diciamo, in città dove c'è pianura, sicuramente è più facile superare il limite magari dei 25 km/h. Ma perché scegliere una bicicletta come la Specialized Vado SL, una bicicletta da 3.499 euro? Perché? Perché il prezzo, diciamo, è comparabile con uno scooter di media cilindrata. Però uno scooter è la base di partenza, perché poi abbiamo l'assicurazione, il costo del carburante, il bollo, tantissime altre spese, mentre una bicicletta, una volta acquistata, ha bisogno di poca manutenzione. E perché non scegliere invece una bicicletta elettrica magari più economica? Beh, perché ci sono tanti piccoli dettagli che fanno veramente la differenza, soprattutto quando la si utilizza quotidianamente. A partire magari dalla verniciatura, che è catarifrangente, quindi è più visibile. La struttura del telaio sicuramente è più robusta, abbiamo dei copertoni adeguati, parafanghi, luci, c'è tutto quello che serve, la possibilità di montare magari una borsa, ed è montata con componenti di qualità che ne assicurano la durata nel tempo. Perché scegliere una bicicletta come la Specialized Vado SL piuttosto che un'e-bike classica da città? Perché è una bicicletta leggera, agile e, perché no, anche elegante. Ed è le caratteristiche che la rendono perfetta per gli spostamenti, soprattutto pianeggianti. Per ulteriori dettagli e per vedere i vari allestimenti vi invito a leggere l'articolo scritto qui sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e ci vediamo alla prossima, ragazzi.